Salve bella gente, eccomi tornato dopo un po' di tempo per, diciamo così, chiudere il cerchio, parlandovi di una tecnica che utilizzo da un po', ma non tantissimo tempo, l'acquarello. Allora, perché dico che vado a chiudere un po' il cerchio con questo video? Perché era l'unica tecnica che utilizzo da un po' di tempo a questa parte, di cui però non vi avevo ancora parlato. Allora, come sapete già, nell'ultimo paio d'anni ho ampliato la rosa di tecniche che utilizzo e studio con sufficiente costanza e l'acquerello fa parte di questa rosa di tecniche, diciamo così. Prima di mettere le mani su questa tecnica, dipingevo principalmente ad olio e qualche volta, ma solamente qualche volta, utilizzavo in maniera totalmente illustrativa però le ecoline per realizzare appunto delle tavole illustrate in ambito tatuaggio che non c'entra granché sul discorso di oggi. Il primo approccio però non è stato estremamente traumatico. Questo non perché avessi azzeccato il corretto utilizzo di questo medium, che poi corretto cosa vuol dire? Non... Ma vabbè, questo è un altro discorso, ma semplicemente perché non avevo una cognizione di causa e una conoscenza abbastanza, non dico approfondita, ma almeno di un certo tipo rispetto a questo medium. E quindi per questo non ho avuto uno shock, sono andato praticamente di ignoranza pura, ecco. L'acquarella è forse una di quelle tecniche che nasconde più insidie, intrinseche, ben nascoste e soprattutto sottovalutate a volte. Il rapporto di amore e odio con questa tecnica è nato nel momento in cui ho cominciato a prendere coscienza di queste cose e tuttora non è che è granché risolto questo rapporto conflittuale. C'è da dire che però è una di quelle tecniche che mi ha aiutato, mi sta aiutando insieme ad altre tecniche, a studiare, ad apprendere un tipo di approccio diverso da quello che conoscevo e mi sta aiutando anche a capire l'importanza dello studio preliminare nell'approccio di realizzazione di un'opera. Allora, l'aspetto principale o il primario con cui mi sono dovuto scontrare, anche se non è stato come dicevo, traumatico, è stato il fatto di dover praticamente dipingere un po' all'inverso, in maniera contraria a quello che di solito facevo. Essendo infatti l'acquerello trasparente, in teoria il modo corretto di utilizzarlo per ottenere zone chiare o punti luce è quello di non coprire le zone desiderate del supporto della carta bianca e quindi lasciando che sia il chiaro del foglio a creare quei punti di luce, le zone più chiare, eccetera, eccetera. Proprio al contrario di quello che facevo io con l'olio, dove i punti di luce più chiari li andavo a stendere con la stesura di bianco finale, i punti di luce negli occhi, i riflessi. Questo ha causato un certo sforzo mentale, specialmente all'inizio, però è bastata un po' di abitudine e non è stato un grosso problema. L'aspetto che invece mi ha dato più grattacapi e che tuttora faccio fatica ad assecondare è un altro. La pittura ad olio che utilizzavo, che ho utilizzato per la maggior parte del tempo fino a quel momento, è molto più controllabile. Dai una pennellata, resta lì dov'è. C'è tempo prima che si asciughi, puoi correggere sia in corso d'opera con la pittura fresca sul supporto, puoi correggere una volta asciutto lo strato che hai steso, quindi è molto più controllabile ed è molto più, secondo me, user friendly rispetto all'acquerello. Nell'acquerello il mezzo di trasporto del pigmento è l'acqua e sia quest'ultima che il pigmento stesso, ovviamente essendo trasportato dall'acqua, molto spesso non fanno quello che vuoi tu, precisamente quello che vuoi tu. E quindi questo comporta che spesso si creino delle soluzioni inaspettate e degli effetti non voluti ed inattesi. Questo rende l'acquerello non sempre controllabile al 100% e questa cosa mi ha creato un po' di instabilità.
Questa caratteristica però è anche quella che rende, secondo me, l'acquerello così affascinante e che, se assecondata, riesce a restituire quegli effetti e quei risultati freschi, spontanei e genuini che spesso l'acquerello riesce a dare. Ed è proprio qui che io ho preso i peggio schiaffoni da questa tecnica e spesso tuttora li prendo quando utilizzo l'acquerello. Questo perché? Perché la mia attitudine a controllare, a correggere, a modificare cose che mi aveva portato l'olio ad assimilare, a fare mie e che utilizzavo e tuttora utilizzo inconsciamente molto spesso, mi ha portato a dei primi periodi in cui la frustrazione la faceva da padrone, nel senso che i risultati che ottenevo erano super sporchi, ingrigiti, non freschi ed assolutamente impastati, poco genuini e assolutamente non immediati. Nell'ultimo annetto e mezzo, seguendo alcuni artisti e seguendo i loro workshop, ho appianato questo tipo di aspetto del mio approccio all'acquerello. Lo sto tuttora appianando perché ovviamente degli automatismi che si utilizzano da tanto tempo spesso riaffiorano anche quando non si vuole, ecco. E quindi pian piano sto imparando ad accogliere questo tipo di tecnica. Insieme a questo tipo di tecnica sto imparando ad accogliere l'inaspettato, accoglierne la bellezza, a lasciare che sia il mezzo a tenere il timone, a lasciare che sia in questo caso l'acquerello, l'acqua, decidere dove andare, dove portare in alcuni casi il risultato, ecco. Oltre a questo, con l'utilizzo dell'acquerello ho imparato a capire l'importanza, ma soprattutto il divertimento, nel realizzare delle bozze di studio del soggetto da dipingere. Questa cosa non la faccio sempre, ed ovviamente è possibile farla con qualsiasi tecnica, ma è secondo me con l'acquerello che questo tipo di studi fanno venire fuori ed esaltano di più le caratteristiche del medium utilizzato, in questo caso ovviamente l'acquerello. Quindi mi diverto tantissimo nel farlo e questa cosa me la sto trasportando pian piano anche in altre tecniche come quella del pastello, non tanto come risultato ma come approccio alla realizzazione di un dipinto, quella freschezza del gesto di non lavorare troppo, perlomeno di lasciare alcune parti non lavorate all'eccesso. È una cosa che sto prendendo dall'acquerello, sto cercando di portarmi un po' in altre tecniche. Quindi, in sostanza, perché amore e odio? Perché è una delle tecniche più affascinanti, con dei risultati visivamente incredibili, ma che secondo me deve essere anche assimilata e approcciata in una certa maniera, perlomeno per quello che è, secondo me, l'acquerello e la bellezza dell'acquerello. Io non ci riesco sempre, non ci sono riuscito in toto e quindi qui l'odio, forse è più l'acquerello che odia me che non io l'acquerello. Però è questa la sostanza, un medium super affascinante ma anche abbastanza difficile e non così amichevole. E quindi diciamo che è la tecnica che mi ha dato un po' più oscillazioni fra il sentimento di soddisfazione nel vedere qualcosa che mi piaceva realizzato da me e delusione per vedere il disastro totale. Tuttora non credo che sia la tecnica che mi rappresenta maggiormente, anzi è ancora abbastanza ostica, ma sono cosciente e sono sicuro di dover ancora apprendere tanto rispetto all'acquerello. E nulla raga, questo è stato il mio racconto su quella che è la mia esperienza con l'acquerello. Voi che rapporto avete con l'acquerello? Sono convinto che ci sono tanti di voi che lo amano alla pazzia, che lo sfruttano sicuramente meglio di me,
Ma fatemi sapere nei commenti come l'avete approcciato, da quanto tempo lo utilizzate, che cos'è secondo voi l'acquerello, qual è il miglior modo di utilizzarlo. Insomma, apriamo una discussione come sempre. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video, se vi è parso interessante. Valutate l'iscrizione. E nulla, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Ah, a proposito, non so se uscirà prima o dopo il problema in acquerello. Comunque, ci sarò a Bologna.